Presso questi laboratori, la settimana scorsa è stato identificato il primo caso ufficiale di variante Omicron del virus SARS-CoV-2 in regione Abruzzo. In realtà, poi nel giro di pochi giorni i sospetti sono cresciuti a una trentina, per cui effettivamente abbiamo la precisa percezione del fatto che questa nuova variante si stia diffondendo. Va però ricordato che la variante Omicron in questo momento probabilmente rappresenta il 15% dei nuovi casi, quindi l'85% è rappresentato ancora dalla Delta. Questo è importante per dire che della Omicron si dicono tante cose, ma ancora non sappiamo niente. Della Delta sappiamo che è altrettanto letale quanto le precedenti varianti. Quindi un clima un po' di rilassatezza, questo clima di dire è arrivata adesso la variante benigna, per cui anche se prendiamo il Covid non succede niente, è un clima estremamente pericoloso. Ricordiamoci che anche la Delta riesce a infettare le persone con doppia dose di vaccino, probabilmente non quelli che hanno fatto il richiamo alla terza dose, sono delle forme virali molto pericolose. Sulla Omicron non c'è nessuna prova che sia più leggera e meno aggressiva, quindi la raccomandazione veramente appassionata è durante queste feste stiamo attenti. Soprattutto nei luoghi pubblici indossiamo la mascherina e che tutti noi, e lo dico per primo ai colleghi docenti dell'università, siamo degli esempi per gli altri. Dobbiamo far vedere che il docente universitario è il primo a comportarsi bene, il primo a indossare la mascherina, altrimenti verremo meno alla nostra funzione istituzionale e questa cosa sarebbe gravissima.